Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi le candele Bulk usate in questo video solo sul sito Mister Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Togli la copertura del motore. Vedrai adesso dove sono le candele. Disconnetti l'alimentatore della bobina. Puoi aiutarti con un cacciavite. Solleva la linguetta di sostegno del connettore, poi tira sul terminale. Usa una chiave a bussola con inserto da 10 per sbloccare il dado di fissaggio della bobina. Adesso puoi rimuovere la bobina, con delicatezza, facendo dei piccoli movimenti oscillatori laterali. Usa una chiave a bussola con prolunga e chiave per candele da 16 e sblocca la candela. Finisci a mano. Trucco. Puoi usare il blocco delle candele per rimuovere la candela. Rimuovi la candela. Ti consigliamo di cambiare le candele una alla volta, perché è importante non scambiare le bobine. Tutti i componenti utilizzati in questa guida sono forniti dai nostri soci fidati e anche loro ci aiutano a produrre sempre più tutorial. Trovi il link nella descrizione. Trovi i pezzi e i prodotti Bulk utilizzati nel video sul sito di Mister Auto e nel link nella descrizione. Prendi la nuova candela, mettila in posizione, inizia ad avvitare a mano, poi finisci usando la chiave. Ci sono varie tecniche per bloccare le candele. Puoi usare una chiave dinamometrica e stringere secondo la coppia di serraggio indicata dal costruttore, ma puoi anche usare un goniometro per serraggio angolare per rispettare l'angolo richiesto. Noi comunque ti consigliamo vivamente di guardare la nostra guida come bloccare una candela di accensione prima di realizzare questa operazione. Rimetti a posto la bobina spingendola al massimo. Dovrai sentire un leggero clack quando si incastra. Adesso puoi riavvitare il bullone di sostegno usando la chiave a bussola. Riconnetti la bobina. Ripeti l'operazione sulle altre candele. Infine, metti a posto la copertura del motore. Operazione conclusa. Ciao, sono Nono di Justul. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuisci al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie.